Sì, non accogliamo la riformulazione e chiediamo che venga messo ai voti. Chiediamo che venga messo ai voti innanzitutto perché riteniamo che la raccomandazione non abbia valore e non rispetti il lavoro che quotidianamente svolgono le forze dell'ordine, che ancora una volta anche oggi ci rivolgono un appello con il quale ci dicono che non è giusto, non è corretto, non è leale, non è etico, non è dignitoso, non è rispettoso degli italiani onesti questo provvedimento. Non è serio, non si può sforbiciare di netto in maniera così sostanziosa la condanna inflitta con regolare processo a chi evidentemente lo merita, secondo l'ordinamento, solo nel disperato quanto inutile tentativo di ridurre una falla causata dall'incapacità di affrontare seriamente e adeguatamente il problema degli insulti di pena. Il Parlamento deve fermare il nuovo scempio rappresentato dall'ennesimo svuotacarceri. Questo è l'appello delle forze dell'ordine, questo è l'appello delle forze di polizia. E aggiungono, non c'è un'argomentazione al mondo che possa giustificare quanto previsto in questo decreto. L'appello è di oggi. Le sanzioni che l'Europa può infliggerci per lo stato delle carceri italiane, la funzione positiva degli sconti di pena contro le recidive, le valutazioni sulle condizioni non dignitose in cui si trovano i detenuti e così via, sono tutte argomentazioni che si basano su questioni reali, ma che sono vergognosamente strumentalizzate per giustificare un fatto preciso, e cioè che saranno le vittime a pagare l'ennesimo provvedimento adottato da un governo che deve fare ben altro per risolvere questo mastodontico problema. Questo è l'appello accorato ancora oggi delle forze di polizia. Oggi noi crediamo che perlomeno causato il danno dell'aver permesso a tanti detenuti di scontare il resto della pena o la pena per intero, magari ai domiciliari, quella decisione, quella disposizione imporrà un carico di lavoro alle forze di polizia e noi chiediamo con questo ordine del giorno per garantire alle forze di polizia di essere messe nelle condizioni di ben operare per salvaguardare e tutelare la sicurezza dei cittadini onesti, noi chiediamo che almeno il governo faccia uno sforzo che non può essere rappresentato semplicemente dall'accogliere un ordine del giorno come raccomandazione. Ebbene, noi riteniamo che questa sia la beffa dopo il danno creato da questo provvedimento. E rispongo anche magari alla questione sollevata dal collega Buttiglione che diceva che questi ordini del giorno non entrano nel merito del provvedimento. Beh, certo che non entrano nell'ordine del provvedimento, ma logica avrebbe voluto che all'interno di un provvedimento del genere, causando un carico di lavoro per le forze di polizia, si provvedesse anche a mettere queste forze di polizia nelle condizioni di ben operare. E invece ancora una volta li prendete in giro. Prendete in giro le forze dell'ordine, prendete in giro i magistrati, prendete in giro i cittadini onesti, che dei vostri provvedimenti non ne possono veramente più. Quindi noi non accettiamo la riformulazione con raccomandazione e chiediamo che il nostro ordine del giorno venga messo ai voti. Grazie. La ringrazio, pongo in votazione.